A Bellari i padroni di casa sono posti al Granata, che nell'ultimo turno ha fermato a domicilio il Pietracuta. I Bellari invece arriva dal KO in una partita molto combattuta a Sant'Ermete, persa per 3-2. Abita la gara il signor Marco Sartoni della sezione di Lugo. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo sulle azioni salienti del match. La prima azione di rilievo è del Granata, con il pallone calciato in corsa da Giannini che termina di pochissimo al lato. I Bellari recrimina per un'uscita avventurosa di Giustore, che prende palla e bella vista. L'attaccante vorrebbe il penalty che l'arbitro non decreta. Ci prova anche Facondini con un tiro che termina di pochissimo sopra la porta difesa da Giustore. Ad emulare il compagno ci pensa Paganelli. In fine di tempo il colpo di testa di Zanotti si spegne a lato. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Bellara ci prova da calcio piazzato. Il tiro di Facondini viene respinto alla barriera. Sulla ribattuta Zanotti non inquadra lo specchio della porta. Dall'altra parte il Granata passa grazie a un tiro al giro di Venturi, che così gela i padroni di casa. Davvero bello il gol da parte del numero 3 ospite. Padroni di casa che continuano a subire l'iniziativa ospite, con due conclusioni insidiose da parte del centrocampista in maglia numero 10 Boni, terminate entrambe al lato. Ma sul più bello il Granata si specchia, Giustore non è perfetto in uscita, la difesa rimane immobile e i giornali risulta pronto e lesto, ringraziando per il gentile omaggio. 1-1, ristabilita la parità in campo. Giustore si riscatta poco dopo sul tiro di Facondini, mentre lo stesso Facondini è autore di una discesa con traversone finale che Meluzzi in bicicletta mette a lato. Ma la gara vede prendere la direzione Bellaria quando la difesa del Granata commette un'ingenuità, provocando il rigore che Facondini trasforma, regalando il sorpasso ai suoi. Finale tutto di marca locale. Fusi sparecchia da buona posizione. Meluzzi crea l'illusione del gol. Facondini, infine, viene fermato a Giustore. Termina qui la gara con il Bellaria che torna a successo ricevendo l'applauso meritato del pubblico amico.